5 come le top 5 altcoin che mi avete consigliato nella scorsa settimana, mi avete commentato nei video e oggi andiamo a vedere le top 5 altcoin di novembre che avete scelto voi. Beh, dobbiamo andare a guardare queste top 5 per rispondere un po', alla domanda come sono, cosa stanno facendo, ma poi qual è la strategia, che si può applicare per capire se effettivamente possono far bene nei prossimi mesi, nelle prossime settimane. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Sono Mauro Caimi e ritorniamo oggi a guardare altcoin dopo aver parlato una settimana dei super rialzi di Bitcoin. Vi svelo intanto quelle che sono state le vostre scelte, come le ho calcolate, come le ho trovate, ragazzi. Allora, semplicemente sono andato a guardare tutti i commenti che mi avete fatto nel video dove vi avevo chiesto di indicarmi le top 5 secondo la community Trading On, secondo la mia community voi follower, e li ho dovuti leggere, ragazzi, uno per uno. Tutti i commenti erano un centinaio circa, fantastico, e li ho dovuti leggere uno per uno. Poi ho preso quelle che sono state le altcoin più gettonate. Bene, allora, quali sono queste? Criptovalute. Allora, ragazzi, ce le ho segnate. Quali ho io in portafoglio? Vi dirò anche questa cosa. Molti di voi che mi seguono già da un sacco di tempo lo sanno che cosa ho in portafoglio, chiaramente. Però vi rivelerò all'interno di questo video anche quelle che sono le cripto che io ancora detengo in mio portafoglio. E poi al terzo punto che guarderemo oggi, quali sono le migliori strategie che potete utilizzare per decidere se mettere queste cripto nel vostro portafoglio, sì o no. Come sempre, non sono consigli finanziari, ma semplicemente tecnica di trading. Ci spostiamo sui grafici. Ok, allora siamo sul grafico, ragazzi. Abbiamo subito Link che è davanti a me grafico su Binance Time Frame Daily. Ragazzi, allora, in maniera abbastanza evidente c'è una cosa da considerare per quanto riguarda Link, perché è una delle poche altcoin che vedremo oggi che conserva un trend di lungo periodo rialzista contro Bitcoin. E sì, perché oggi non guardiamo le altcoin contro USD, perché non avrebbe senso, secondo me, in questo momento particolare, perché abbiamo Bitcoin che sta facendo i numeri. Se andiamo a guardare le cripto contro USD, siamo un po' parziali, un po' di parte, ragazzi. Perché? Perché sicuramente magari hanno performato bene, ma dobbiamo raffrontarle, quindi confrontarle con il loro vero competitor, chiamiamolo così, che è esattamente Bitcoin. Le guardiamo queste cripto, ragazzi, contro Bitcoin per capire se è effettivamente il momento magari di switchare da una parte all'altra. Anzi, a tal proposito, ragazzi, se volete sapere quale strategie utilizzo io per decidere quando passare da Bitcoin alle altcoin, scrivetemelo nei commenti, così faccio un video dedicato con questi tipi di strategie e vi regalo qualche trucchetto, ragazzi, che potrebbe rendervi la vita facile, perché non si sa mai, dovesse iniziare un'altra alt season a breve. Quindi scrivetemelo nei commenti. Allora, Link ha una trend, ragazzi, di lungo positivo. Guardiamo anche il grafico weekly, che magari è più semplice da vedere. Guardate co com'è il trend di Link contro Bitcoin. Quindi assolutamente è un trend rialzista, una delle poche cripto che ha mantenuto un trend rialzista. Quindi alla domanda famosa, detenere questa criptovaluta in portafoglio ha senso, sì o no? Se io faccio operazioni di investimento, non trading di breve, ha senso sì o no? La risposta è sì, ragazzi, perché il trend è corretto contro Bitcoin, è rialzista, quindi non siete contro trend. Al di sotto di questa linea è un po' pericoloso tenere Link, perché potrebbe in effetti andare a fare un'inversione di trend ribassista di lungo periodo. Mentre la ripresa del trend di medio barra breve periodo avverrebbe al di sopra di questa linea che avete visto qui già disegnata. Perché, ragazzi, disegnata? Perché io non ho Link in portafoglio, l'ho venduta sui massimi, vicino ai massimi, non proprio sui massimi. Sapete che non è possibile vendere sui massimi a meno di colpi di fortuna, però sto aspettando di rientrare. Quindi quello, per esempio, è uno dei miei livelli di attenzione che ho negli ultimi periodi. Poi, chiaramente, ragazzi, questi livelli sono di analisi tecnica, cambiano e si modificano nel corso del tempo. Allora, andiamo a vedere la seconda cripto, ragazzi. La seconda cripto in questione è Bend. Bend è una
una criptovaluta che non andava tenuta in portafoglio. Perché? Perché ha un grafico di lungo periodo contro Bitcoin incerto. Sì, è vero, molti di voi diranno questo è un grafico rialzista, Mauro, di lungo periodo. Sì, però chi conosce il mercato delle cripto sa che questa cosa non è vera, perché le cripto quando fanno dei pump così importanti poi a volte ci diciamo deliziano con un crash improvviso, ragazzi. Quindi insomma, se fate investimenti un po' oculati, proteggendo il vostro portafoglio, diversificando e quant'altro, questa cripto non è da tenere in portafoglio già da questo livello o proprio da un punto di vista settimanale. Ma poi, se andiamo a guardare altri grafici, c'erano diversi spunti per uscire da questa cripto. Il primo alla rottura di questo minimo, perché era un'inversione di breve. Poi alla rottura di quest'altro minimo, inversione di medio, qua inversione di lungo. Insomma, ben ha dato diversi segnali di chiusura delle sue posizioni. Quindi si poteva tranquillamente uscire anche in maniera abbastanza semplice. Dov'è però il livello di reingresso? Se qualcuno di voi magari è uscita, ha preso profitto e sta attendendo una fase di ingresso. Allora, questo è l'unico livello che c'è in questo momento. Poi io sto aspettando che il mercato faccia magari qualche figurazione del genere e poi un break per poter decidere se andare di nuovo long su questa criptovaluta. Quindi in questo momento l'unico livello è molto alto, starei insomma in attenzione sul band, ma non la terrei in portafoglio. Andiamo alla terza cripto, che è Ethereum. A differenza delle altre Ethereum, ragazzi, ha anche una struttura di medio periodo contro Bitcoin rialzista, ragazzi. Perché? Allora, è vero che di lungo periodo abbiamo un Ethereum fortemente ribassista dopo la bolla speculativa del 2000 18, e che vedete insomma è crollato nel 2018-2019, però dal settembre 2019, quindi da un anno a questa parte, Ethereum ha un trend laterale rialzista, leggermente rialzista, non profondo come prima, ma io lo definirei un trend più maturo questo di Ethereum. Quindi per me è tranquillamente un trend rialzista di medio-lungo periodo in questa casa. Chiaramente non ragazzi, qui per arrivare ai massimi contro Bitcoin dobbiamo arrivare qui su. Il problema qual è? Che questi dati erano falsati da una bolla speculativa, da un mercato molto sottile, quindi li considererei tanto e non quanto. L'inversione e la chiusura di una posizione su Ethereum tecnicamente avverrebbe in questi punti qui, quindi nella scorsa settimana e in quella di ora. Ragazzi, allora, come vi avevo svelato, volevo dire, una delle cripto che io detengo in portafoglio esattamente è Ethereum, per una serie di ragionamenti, perché Ethereum è una criptovaluta che è la seconda, intanto, quindi in termini di diversificazione è fondamentale nel mercato delle cripto, e poi tutto quello che è il mondo DeFi, il farming e quant'altro gira intorno ad Ethereum. Ma non pensate che quel mondo sia finito. Io non la vedo così, anche se ha avuto degli forti ribassi, secondo me avrà una seconda vita, perché è un settore che ha ancora tanto da dire, a mio avviso. Quindi, secondo me, detenere Ethereum in questo caso nel portafoglio, anche se nel brevissimo periodo non è stato proficuo rispetto a Bitcoin, però non è neanche un gran danno, ragazzi, perché in sostanza i prezzi sono rimasti molto vicini a quelli di Bitcoin, e quindi, siccome Bitcoin ha fatto dei super pump, dobbiamo anche tenerne conto. In questo momento Ethereum fa parte del mio portafoglio, quindi vi avevo detto che vi svelavo le cripto che erano nel mio portafoglio. Questa è una e la terrò ancora. Questa candela, però, quella di questa settimana, ci dà un grande segnale, perché alla rottura di un eventuale minimo come quello di questa settimana bisogna uscire per un'inversione di trend da questa criptovaluta. Lo so che tutti noi pensiamo che sia il futuro della DeFi, che può continuare bene, c'è cioè Ethereum 2.0. Però, ragazzi, se i mercati invertono, io seguo i mercati. Perché? Perché il motivo di alcune cose poi si sa sempre a posteriori, e alla fine di questo video vedremo anche cosa succede quando spesso e volentieri non si sta attenti. Io in questo momento sono positivo su Ethereum, però dovesse rompere qui, cercherò di chiudere quantomeno un pezzo delle mie posizioni e poi le ricomprerò un domani. Per chi invece non è ancora entrato, su questa cripto ci sono segnali di inversione al di sopra di questo livello. Eccoci davanti invece a Binance. Ok, ragazzi, Binance, una cripto difficile perché è un utility token anche questo, un po' come l'altra che vedremo tra poco, cioè il CRO, ragazzi.
Anche in questo caso Binance è particolare. Allora, Binance ha una struttura contro Bitcoin nel lungo periodo rialzista, ma nel medio periodo, cioè dall'aprile 2019, un annetto, contro Bitcoin Binance ha un trend laterale leggermente ribassista. Se dovesse scendere al di sotto di questo livello qui, diventerebbe un trend di lungo periodo ribassista contro Bitcoin. A quel punto, ragazzi, io chiuderò anche le mie posizioni su BNB, perché anche BNB fa parte del mio portafoglio. Però i BNB che io ho, ragazzi, ce li ho da un punto di vista di gestione di quelli che sono i vari servizi di Binance sulla DeFi, anche quelli che sta facendo adesso, quindi ce li ho per quel motivo. In ogni caso vi lascio il link in descrizione di Binance. Chi di voi non avesse questo exchange è un must, perché è quello con le fee più basse, quindi se volete un exchange con le fee basse, ragazzi, dove iniziare a fare trading, usate Binance. Vi lascio il link in descrizione. Non ne ho tantissime, quindi ne ho poche rispetto ad Ethereum, che invece è molto più importante come posizione rispetto a Binance. Ragazzi, dove rientra, diciamo, invece il suo trend long contro Bitcoin? Alla rottura di questo livello rientrerà long contro Bitcoin. Bene, allora siamo arrivati all'ultima coin che dobbiamo andare a vedere oggi, cioè il CRO contro Bitcoin. Ragazzi, non vedevo un trend così disastroso su una cripto veramente da tanto tempo. Mi ha meravigliato, perché io nei giorni scorsi dopo essere uscito, diciamo, dalla mia posizione sulla CRO, che sono uscito qui, ragazzi, ho fatto i diversi video, anzi ve li linko sulla mia testa, il video dove indicavo che era il momento di prendere profitto, perché noi eravamo entrati sul CRO a maggio in questi punti, proprio in queste zone qui. Avevamo fatto questo super pump, poi giustamente, ragazzi, a un certo punto bisogna anche prendere profitto dai mercati. Dopo un rialzo di questa levatura era pericoloso stare dentro, quindi al break di questa barra di congestione ci ha indicato che effettivamente dovevamo uscire, ma non mi sarei mai aspettato un ribasso di questa entità. Allora, una cripto di questo tipo può essere ricomprata sulle fasi. Vedete, qui avevo segnato anche delle aree di supporto, che però il mercato cosa ha fatto? Ha perforato senza minimamente avere un dubbio. Quindi qualcuno di voi mi ha scritto nei commenti la scorsa settimana sotto un video, dicendomi di essere più chiaro quando parlo di queste cose. Allora, ragazzi, io non compro mai una cripto, uno strumento finanziario, una stocks, un'azione, un ETF, un'obbligazione che crolla a picco. Non la compro mai, non la comprerò mai. Aspetto sempre una inversione di trend. Ok, questo per essere chiari, insomma, perché mi è stato chiesto anche giustamente. Qui inversione di trend sul CRO, ragazzi, non ce ne sono, e non ce ne sono minimamente. Però CRO è un'altra cripto che fa parte ancora del mio portafoglio, per le poche, diciamo, quantità che sono detenute per lo stake della carta. Chiaramente li ho tenuti non a mo' di investimento, ma a mo' di sfruttare appunto quelli che sono i servizi della carta, che erano le cose che mi interessavano di più. Se dovessi decidere invece in base a un investimento, aspetterei un'inversione su questa criptovaluta. Ma ragazzi, dopo un crollo di questo tipo è pericoloso in ogni caso assumere posizioni anche su un'inversione, quindi ci vorrà tanto tanto tempo. E quando la volatilità è molto importante, come in questo caso, perché è crollata veramente tantissimo, vedete, ragazzi, è una discesa incredibile contro Bitcoin, a quel punto bisogna attendere che il mercato si rifaccia, diciamo, le sue forze. Quindi attenderò probabilmente una struttura di congestione che durerà qualche mesetto. Chiaramente, qualsiasi cosa relativamente a questi portafogli, a queste top 5 di novembre, ragazzi, le terrò sotto controllo. Abbiamo visto che quattro criptovalute sono quasi tutte accettabili anche per il mese di novembre. CRO aspetterei che, diciamo, una stabilizzazione di questa fase di discesa, e dopo deciderei appunto il da farsi. Bene, ragazzi, allora per oggi è tutto. Vi auguro buon weekend, anche se è un weekend in lockdown, per alcuni forte, per alcuni rigido, per alcuni in meno. Purtroppo siamo ancora in questa situazione, però ragazzi, sfruttiamo queste cose, questi momenti forzati, direi così, per formarci, per studiare, per fare cose che hanno comunque un valore. Ciao a tutti, ci vediamo nel prossimo video. Ciao.